Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove vi faccio vedere la mia collezione di mazzi di Jack in prima mattina. Babbo Natale è arrivato portandomi questi due contemplation e questi due io ce li avevo già, ma me li ha portati, io li ho tenuti chiusi. Raga, sono felicissima di aver completato la collezione e ve li faccio vedere uno a uno, passo per passo. Allora, iniziamo dal Black Flower, che è questo. Black Flower, cioè mi piace ma non troppo. Gli altri invece, soprattutto i Contemplation, sono dei gioielli. Ok. Questo qua è il Black Flower. Ok. Bello perché è tutto bianco, quindi non scherzavo. Cioè, non mi fa impazzire, però è carino, dai. Poi Nirvana. Mazzo. Bellissimo, stra bello. Anaconda. È bellissimo questo mazzo. Faccio anche col dorso, eh. Ok, stra bello. Ci volevo un mazzo così. Mai avuto un mazzo più bello di questo. Forse solo il Contemplation Gold. Poi andiamo al Contemplation. Vediate, Gold o no? Perché ha detto Gold. Ha sbagliato. Perché andiamo ad aprire e a farvi vedere uno dei miei gioielli più preziosi, ovvero il Contemplation V1. Cioè, sono più preziose delle mie collane d'oro. Bellissime queste. Stra belle. Poi nei video di Jack potete andare a vedere che giochi fare se li avete. Oppure magari, chissà, io metterò un video. Contemplation Gold. Che strabello. Luccica un sacco dal vivo. In telecamera non sembra, però dal vivo luccica come la mia collana d'oro, anche di più. E praticamente qua c'è scritto Jack Nobile. Spero che lo leggete bene. Jack Nobile. E se te lo giri così c'è scritto Jack di cuori. Una roba bellissima questa. Mettiamo via anche questo. Adesso tocca all'ultimo mazzo di Jack che non ho fatto vedere. Tanto io metto dentro tutti questi. Ovvero il White Flower. Ok, carino. Non tanto. Dorso. Qualità va benissimo. Però la faccia è bellissima anche. Mi si è incastrato la gamba. Aia. Però è il dorso che non mi piace tanto. Però comunque. Aia. Comunque ci sta. Questa qua è la mia collezione di mazzi di. Ecco. Di Jack. Ah, yeah, ma basta la gamba di Jack che mi hanno regalato a Natale. Li metto così. Qua nei rari non ho più spazio perché ho messo già questi. Dopo il Contemplation V1, Contemplation V2 Gold e il Black Flower qua. Bellissimo. Poi volevo far vedere questo mazzo qua, che
che qua sono standard, però è vuoto dentro. È vuoto, non ci sono mazzi. No, sto spaccando. Ok. Poi io volevo far vedere altre cose che mi hanno regalato a Natale, ovvero questi Lego qua, però solo alcuni. Mi hanno regalato, vi faccio vedere subito. Allora, mi hanno regalato, devo prendere un attimo di pazienza. Questo che è Parigi. Ancora pazienza. Devo mettervi a Parigi senza che mi cada. Aiuto, ho rischiato. Non dico pure io, ho rischiato. Palazzo Alto. E anche Tokyo. Devo mettere via Tokyo con calma. E poi un altro gioco che mi sono appassionato un sacco. Forse un video ne faremo uno insieme. Ovvero Gravitrax. Così, Gravitrax. Ok, ragazzi, credo che la cosa dei video è finita. Però, visto che ieri è Natale e non ho avuto tempo di farvi un video, oggi ve ne volevo fare uno con queste. Ah, e per Natale mi hanno regalato anche le Star Wars rosse e le Star Wars azzurre. Oggi vi volevo far vedere un tutorial extra. Ok, quindi visto che qualcuno mi chiede, non c'è, robe un po' più, ma poco poco più complesse, ovviamente se volete sapere delle magie, tipo, boh, cioè tipo, cioè se volete tipo sapere far, sa, saper, fare questo, scusate, stamattina non riesco a parlare, se volete fare questo, ditemelo su Instagram che ve lo spiego. Ma oggi avevo idea di un'altra cosa. Vi volevo spiegare un gioco di magia che a me mi piace un sacco, impromptu. Ok? Uno che tipo facciamo un po' io e Antonio nei miei video di sì, forse una volta l'ho fatto. Ah, quello lì. E facciamo una carta ambiziosa che non vi ho mai fatto vedere. Sì, ok. Scusate che sono ancora un po' addormentato. Ok, ditemi stop. Tipo mi dice stop qua. Guardate, ricordate questa carta. 7 di fiori in questo caso. 7 di fiori si va a lasciare in mezzo così al mazzo. Ma se schiocco le dita sale in cima. Lo rifaccio però con un'altra carta, tipo il jack di quadri, se vuoi vi piace. Schiocco le dita e il jack di quadri sale in cima. Adesso con un altro tipo, boh, il re di quadri, ok? Il re di quadri si lascia così, in mezzo, così. Schiocco le dita, sale in cima. Un'altra volta, però, stavolta la vostra carta sale in alto. Ok? Quindi mi dite stop. Ok, qua. Questa carta, guardate, ricordatela. Ok. Adesso guarda, dovrei andarla te a mettere dentro. Vai, mettila. No, no, non qua, ma più in alto, più in alto. Ok?
queste qua sono delle tecniche. L'ultima, che è la seconda più base di tutte, e la prima è la più facile. Poi la penultima è la più difficile. Allora, intanto per la prima dovete saper fare una doppia presa. Che cos'è la doppia presa? È tipo un break, ma io lì non ho usato il break, ho fatto così, fatto vedere, però io qua ho due carte. Ok? Come faccio? Scorro così le carte. Quando me ne rimangono due mi fermo e metto il break. Attenzione, non mettetelo dentro come facevo io una volta, perché sennò da davanti si vede. Ma mettetelo tipo, fermatelo tipo con, non con proprio la punta, ma tipo con questa parte. Ok? E alzate. Quindi qua avete due carte. Questa parte la ripassiamo. Quindi ti fanno dire stop. Ah, e dovete anche imparare questo. Tenete così col pollice, indice e medio. L'indice si toglie, si mette qua e alza una parte. La mano arriva qua, l'indice da così, si mette così. Come uno squalo, guardate, il pollice e l'indice tirano via il primo mazzetto e lo rifate. Ok? Poi dovete, cioè vi ripasso questo, la doppia presa, perché poi dovete fare così e li scambiate, e quindi in cima. E così te ne rimangono due, tenete il break, ma anche mini, io adesso lo sto tenendo, Fa poi da qua il break, lo alzate un po', se volete lo potete passare al pollice per far vedere che non avete niente in questa mano, quindi così, lo ripassate al mignolo, lo ripassate al pollice, lo ripassate al mignolo, alzate due carte, questa parte qua ve la potete rivedere poi. Poi appoggiate su, quindi sette di quadri, ditegli di ricordarla, appoggiate su, prendete la prima carta che non è il 7 di quadri, perché il 7 di quadri è già qua su, la mettete in mezzo, però state attenti a non fare così, se non si vede, è neanche così che si può intravedere, ok? Inclinate il mazzo così e la mettete, quindi la mia mano è così, la mettete in mezzo, potete fare così. Schioccate le dita e sale in cima. Per chi non sa schioccare le dita, se lo vuoi imparare, così. Pollice medio vanno così insieme e le altre dita qua. Il pollice fa così. Quindi pollice va su mentre il medio va giù. Quindi. Cioè, poi dovete finire facendo pollice in su. Quindi. No, così. Ok? E se va in cima al 7 di quadri. Poi te ne fate dire una anche bella, tipo che gli piace il K di cuori. E questa cosa qua è più difficile. Dove voi portate sotto una carta, che non è una carta qualsiasi, ma il K di cuori. Ve lo spiego nel dettaglio. Allora. Intanto per questa mossa, cioè se sapete già fare qualche gioco con la carta col controllo sotto il nastro, è questo. Se magari non capite da me, vi consiglio di prendervi un libro, ok? Un semplice libro dove potete trovare quello sotto il nastro. Io ho un po' di libri da consigliarvi. Ho questo e questo. Allora, questo qua, che è
giochi di prestigio e facili trucchi di magia, magici, svela i segreti di più di 120 trucchi magici come seguirli. Quindi qua non potete solo imparare il controllo sotto il nastro, ma anche 120 magie. Questo qua è già bello. O se no vi consiglio da Ortiz, carta magia semiautomatica. Ok, detto questo possiamo continuare il tutorial. Allora, questa doppia presa qua l'avete imparata. Vi serve il controllo sotto il nastro. Ok, che potete vedere sia da quei due libri, sia magari lo sapete già fare, oppure lo capite da me. Che è questo, guarda. Te ne fai dire uno, tipo il gioco di cuori, con la scusa di squadrare le due carte. Quindi sotto abbiamo il Jack di cuori, poi questa mano si avvicina e questo è il Jack di cuori, lo dovete ricordare, e lo prende tutto. Poi il pollice si rimette sul 2 di picche e le altre dita sfilano via questa, che è il Jack di cuori ovviamente. Poi qua continuate a far così. E qua la cosa difficile è che siete qua, la portate in cima. Ok? Poi qua se volete potete mescolare le carte, controllandolo in cima, tenendolo in cima. Fate vedere che il Jack di cuore è salito in cima. Adesso mancano altre due cose, che sono quella in bocca e quella finale. Spero che questa qua l'abbiate capita, se no andate a vedere in un altro libro, perché cavolo, vuole il tempo quando ci si diverte, sono già passati 17 minuti. E poi ovviamente mancano le ultime due fasi, ho già detto, sono sonnambulo. Allora, che è questa? Vi fate dire una carta, tipo l'asso di picche, l'alzate in cima, provate a mettere qua e la tirate in qua, l'asso di picche. Vedete che la carta viene verso di voi? Però questa qua la mettete sull'asso di picche, prendete anche la carta sotto e girate. E questo qua per tutti è l'asso di picche. Vi faccio già vedere. Dimmi una carta, asso di picche. Questo nastro qua va qua. Prendi la carta di sotto, giri subito, qua c'è la carta di sotto, questo mazzo di qua lo puoi girare, questa carta la metti in mezzo, quindi lascio i picchi qua in realtà, e chiudi. Quindi lascio i picchi salito in cima. Rivediamolo. Boh, che la donna di cuori. Donna di cuori, se faccio così viene verso di me, ma questo qua non lo dovete dire nel gioco, è solo per ricordarvi. Se prendi la carta sotto, ovviamente poi non potete metterla così in mezzo, dovete proprio girare il mazzo, mettere la carta a donna di cuore in realtà qua, chiudete, schioccate le dita e risale. Poi per questa magia qua vi serve anche imparare il TG Deck Flip, che è questa mossa qua, che è molto, cioè, molto utile. Ve la spiegherò forse in un video. Ok. Allora, posizione di servizio, indice va sotto e fa questo gesto. Quindi gira il mazzo. Non solo così, ma proprio dando la spinta. Anche a me non viene sempre. Ok, quindi questo qua è a 180 gradi, se non sbaglio. E poi esiste anche quello così a 360 gradi, dove tipo lanci di faccia e ti torna di faccia. Ma io vi spiego prima questo. Ok, manca l'ultimo step, che è quello della carta in bocca. Allora, per questa magia qua avrete bisogno di un mazzo che potete mettere un angolino in bocca, ma tanto dopo fate così sulla maglia, in questo caso sul pigiama, e si fa tutto.
perché io sono ancora in pigiama. Quindi facciamo è così. Dovete saper fare il dribble, che ho già spiegato su questo canale. Prima lo facevo così, però così non va bene perché l'indice è piegato. L'indice esteso così va bene. Allora, ti fai dire stop, stop. Guarda se ti ricordi questa carta, questa qua sul K di quadri. Poi da qua, se sapete fare il muscolo americano, quindi che va così, è facile. Lasciate andare giù una carta, in questo caso ho messo di più. Ce la potete anche tipo fare così. E prendete un break col pollice. Ok, quindi il pollice lo divide. Poi mentre passate lo lasciate cadere. E arrivate in questa posizione dove fate un ventaglio ad una mano. Questo mi è venuto male anche a me. Quindi fate un ventaglio ad una mano. E questo vi spiego subito come si fa. Dovete arrivare così. Il pollice va qua. E lo apre. Ok, così. Poi prendete la prima carta che non è la sua. La mettete qua. Gli dite te infilare in mezzo. Mentre tutta l'attenzione è qua, questo qua è un gioco anche da fare in vivo, dal vivo. Poi avvicinate con la mano e fate così. Prima però non gli dovete dire che arriverà in cima al mazzo, ma dovete dire che arriva in alto. Fate così. Mettiamo in mezzo. Arrivata più in alto, è arrivata più in alto. E questo qua mi sa che è tutto chiaro, se no rivedetelo. E vi volevo dire che per questa magia qua avete bisogno di molto, ma molto, ma molto allenamento, perché è un po' difficile. Se no perché hai imparato il color change così, che ho spiegato io sul mio canale con Antonio. In tal caso seguitelo, vi lascio il link, cioè vi scrivo come si chiama in descrizione, perché è bravissimo. Poi magari ne seguitelo sia su Instagram sia su YouTube. Io su Instagram mi chiamo come qua, quindi Noah terzo basso rizzuto. Il mio canale è privato, quindi mi dovete inviare la richiesta e io ovviamente l'accetterò a tutti. Per chi è già iscritto. Bene, iscrivetevi anche qua. Poi, lì ho già spiegato. Vi volevo spiegare una mossa di Cardistry. Ah sì, questa. Ok, sono stato così, il mio record è stato 10 minuti. Cosa del genere. Allora, prendete una carta così con pollice e indice, premete un sacco e togliete l'indice e la carta vi resterà su. Adesso faccio così. Ok, spero che questo video qua vi sia piaciuto, spero che abbiate imparato questa magia, spero che vi piacciono i mazzi di Jack e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Matteo che sono tornato lassù di picchi che voglio fare quella roba per chiudere il video. Ok, cancellate quello che avete visto adesso, ok? Spero che questo video qua vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete i pollici in su e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!